Comune di Gradara è risultato sesto aggiudicatario in graduatoria del Fondo Cultura, il bando del Ministero dei Beni Culturali su scala nazionale che supporta, diciamo, la valorizzazione, la riqualificazione di palazzi, monumenti storici. Il focus del nostro progetto ha interessato il Palazzo Rubini Vesin, che è l'ex sede comunale, attuale sede espositiva, e sta continuando, insomma, da diversi anni a essere la principale sede espositiva di Gradara, un palazzo del Settecento che chiaramente necessita di importanti lavori di riqualificazione anche per poter ospitare mostre e opere d'arte sempre più preziose che necessitano di un certo tipo di struttura sia tecnologica che di accoglienza fisica. E quindi questo risultato è straordinario per un comune piccolo come Gradara, sotto i 5.000 abitanti, sesti in graduatoria nazionale, ci consentirà con un finanziamento di 182.000 euro a fondo perduto, supportato da una parte di cofinanziamento del Comune di Gradara, di portare il nostro Palazzo Rubini Vesin finalmente a un livello sufficiente per garantire esposizioni di altissimo livello che accompagneranno la normale, ricca stagione di eventi e culturale di Gradara. Abbiamo effettivamente delineato un progetto innovativo nel settore dell'innovazione culturale e applicata a un contenitore. In questo caso specifico il Palazzo Rubini Vesin è stato immaginato come uno spazio efficientato dal punto di vista tecnico e tecnologico, quindi abbiamo previsto dei miglioramenti dal punto di vista dell'impiantistica, elettrica e climatica e un efficientamento dal punto di vista espositivo. L'abbiamo chiamato Digital Art Game, uno spazio in cui è possibile organizzare mostre anche dal punto di vista digitale. E noi ci siamo immaginati due elementi, l'elemento digitale come elemento innovativo dell'arte e il game, l'attività di gamification dell'arte applicata proprio all'interno di questo contenitore che è Palazzo Rubini Vesin. Quindi probabilmente l'innovazione e le parole che abbiamo utilizzato nel descrivere il nostro progetto, che sarà poi oggetto del vero progetto che andremo a realizzare, probabilmente hanno convinto sia noi in prima battuta a scrivere questo progetto che la commissione che lo ha giudicato.